Rimini e Sassepolcro danno vita a un brutto match con i biancorossi che cercano di portare a casa l'intera posta in paio per farsi trovare pronti all'appuntamento con i Fiorenzuola, scontro tra le prime due della classe in programma il 7 gennaio. Rimini, che diviene vice campione d'inverno confermando il secondo gradino della graduatoria, si libera del Sassepolcro con il minimo sforzo, con i toscani apparsi più ostici del solito alla ricerca di punti salvezzi in uno stadio di altre categorie. Per Catacchini e Valori si tratta di un ritorno da ex. La prima conclusione arriva solo al sedicesimo con un sinistro debole di Simoncelli bloccato da David. La risposta ai toscani di pari intensità, il destro alla distanza di Mortaro fa solo il solletico al portiere Scotti. La prima vera occasione per i Rimini arriva dopo la mezz'ora, su punizione di Simoncelli dalla tre quarti, bel cross in aria per la testa di Traini che colpisce con forza ma centrale. Un giro di lancette e Rimini nuovamente avanti, con questa fuga di Arlotti sulla destra, cross basso a cercare Cicarevic al centro dell'area, ma il talento montenegrino viene anticipato di un soffio. Al 38esimo, conclusione di Traini ribattuta in modo sospetto da Sgambato, palla Guieb che ci prova da posizione defilata senza inquadrare lo specchio della porta. Un minuto dopo, doppio palla gol per Guieb. Prima David respinge su destra a volo sul cross di Arlotti da destra, poi lo stesso Abdul spara alto di sinistro sulla ribattuta del portiere ospite. L'ultima occasione arriva a due dal termine, imbeccata di Cicarevic per il taglio di Traini, il cui tiro dal centravanti è fuori misura. La ripresa sullo stesso scenario della prima frazione di gioco, Guiebre viene incredibilmente ammonito per simulazione al limite dell'area, uguale esito anche due minuti più tardi per Sgambato, per fallo su Guiebre che stava puntando la porta e sembrava nettamente in area di rigore, invece l'arbitro sancisce la punizione dal limite scatenando le proteste del pubblico di casa. Al 17esimo Variola raccoglie una respinta dalla difesa ospite e spedisce un destro al lato di poco, mentre dall'altra parte arriva la prima grande parata di Scotti sul tiro dell'ex Valoni dalla distanza. Preludio al gol dopo la mezz'ora. 33esimo, Cicarevic tocca per Traini, l'attaccante protegge a palla, poi scaglia un gran destro che lambisce il palo alla destra di David. Il gol arriva a 60 secondi più tardi. Bella azione di Traini sulla destra, cross basso per Cicarevic che tutto solo da dentro l'area di rigore buca il portiere David. Ottavo avversario stagionale per il talento montenegrino e Rimini vantaggio meritatamente poiché la squadra di Righetti non giochi in maniera spumeggiante ma quantomeno ha il merito di provarci con maggior convinzione rispetto all'avversario. Proprio Cicarevic dalla distanza costringe David a un nuovo difficoltoso intervento in angolo. La soluzione da fuori area viene provata anche dal compagno Righini con un alto tuffo di David a deviare la traiettoria in corner. Nel finale al 42esimo viene espulso Carbonaro per un fallaccio da dietro su Guiebre lanciato a rete. Al 45esimo invece vengono ammoniti prima Righini e poi Catacchini per reciproche scorrettezze. Per Catacchini e il secondo giallo e Sassepolcro resta in 9 uomini. La gara termina qui, il Rimini si impone di misura, mette sotto l'albero di Natale un regalo chiamato 3 punti e aspetta dopo l'epifania dalla Befana il regalo più importante, quello del primato in virtù di una possibile vittoria col Fiorenzuola. Nel frattempo, buon Natale a tutti!